Allora, come va mia figlia nella sua materia? Beh, come dire, sua figlia è intelligente, ma non si applica. Cioè, che in realtà è una rincoglionita. Aspetta, 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 prima che il video inizi, non dimenticarti di lasciare un bel mi piace, di iscriverti al canale, abba e ciao! Signora, lei sa che sua figlia ha fatto molte assenze la scorsa settimana? Ma certo, professoressa, anzi, era con me, figurati se mia figlia taglia! Colpa mia che mi sono dimenticata di giustificare, stava male, ma mia figlia non taglierebbe mai! E sa anche che ha scritto sul quaderno fanculo le maestre? No, non l'ha scritto lei, l'ho scritto io, volevo farla ridere. Vi chiedo scusa, per favore, è completamente colpa mia. Non rimandatela o bocciatela, va bene? Sta colpa mia. Eleonora, ma perché cavolo devi fare queste cose? Non posso coprirti sempre! Ciao maestre, ciao, allora come va? Spero tutto bene, mia figlia è un angioletto. Male signora, sua figlia non studia più, prende brutti voti. Ah, picchia i compagni. Picchia i compagni, ma cosa? Ha inseguito i bidelli con un macete. Ma che? Ha sfracassato la porta, ha rotto l'armadio, ma non le ha lette le note sul registro? Ma certo, mi scusi un attimo. Eleonora! Tu non userai il Nintendo DS per i prossimi 3 anni! Quindi posso usare la Wii? Allora professoressa, vorrei sapere com'è mia figlia, perché qui a casa non la vedo mai studiare. Ecco signora, infatti i voti di sua figlia non sono i migliori. Me l'aspettavo, è una fannullona! Durante le lezioni chiacchiera con le amiche. Ma è indecente! È quello che dico anch'io. Ma pensi che non sta mai a casa? È sempre con quelle papere delle amiche fuori in giro! Immagino! Ma se li merita quei 4 che le dà, se li merita! Non ci sono più le professoresse di una volta! Meno male che c'è lei! Grazie, grazie. Guardi, ma sa cosa deve fare? Le deve dare più compiti! E la rimandi, così si fa furba! Mamma, ma sei cretina, ma cosa mi boicotti? Signora, sua figlia ha sempre un atteggiamento impertinente. No, signora, davvero? Ma non mi dica! Sì, pensi solo che l'altro giorno mi ha dato della brutta racchia. Della racchia? Sì. Sono dispiaciutissima, professoressa, davvero. Adesso sgriderò mia figlia. No! Hai fatto bene, mamma mia, ma che rompipalle quella racchia! Non riuscivo più ad ascoltarla, hai fatto più che bene. Mamma? Sì? Ma stai ascoltando la riunione di classe? Sì, sì, certo. Ma sentivo che avevi la musica. Senti, ma che me ne frega di quello che dico? Tanto sono le solite cavolate, la classe fa quello, fa questo, non siamo soddisfatti, gne, non capisco perché debbano farci perdere tutto sto tempo. Avete capito, genitori? Sì, sì, certo. Sua figlia non sta andando bene. Ma le lezioni le avete fatte bene? Ma sì, certo. Perché mia figlia in realtà mi ha detto che i verbi in latino non li avete studiati bene. Ma sì, signora. Guardi che sono la professoressa anch'io, so quello che dico. Ma nessuno si cura. Non sono la prima rimbambita che passa, Ho 2 lauree e un master in America. Ma signora, semplicemente... Se mia figlia va in una classe di incompetenti non so cosa fare. Il preside sa del vostro programma scolastico? Mi faccia parlare con un suo superiore. Ma signora... Mi faccia parlare con un suo superiore. Sono io la preside. Ah, che incompetente! Buongiorno, signora. Buongiorno. Non c'è il suo collega? No. Ma sì, il professore di ginnastica, quello giovane, carino, di 30 anni. No, li faccio io i colloqui. Perché? Perché è sempre stato così. Beh, ma è anche giusto cambiare. Sono sicura che il professore di ginnastica abbia cose molto importanti da dirmi riguardo il rendimento di mia figlia. Tipo se sa alzare una palla medica? Eh sì! Eh no, mi dispiace ma ci sono io. Allora, le interessano i voti di sua figlia? No. Maestre, maestre, dove siete? Non vi vedo! Sì, la vediamo, si allontani dalla fotocamera! Io non mi vedo! Maestre, mi vedete? Si allontani! Non vi sento! Aiuto! Eleonora, vieni ad aiutarmi! Sarà un colloquio lungo! Signora, sua figlia ha consegnato il foglio in bianco. Vabbè, ma è perché non copia, è onesta! Non c'era scritto proprio nulla!
E vabbè, ma la verifica non era sull'ermetismo? Beh, è molto sintetica. Non so nemmeno che voto darle. 4, 2, 0 spaccato? Ma l'ha fatto per lei, professoressa, per non farle perdere tempo. Salve, professoresse, volevamo farle un regalo per quest'anno. Grazie. Ma chi l'ha detto? Io non voglio spendere soldi. Quindi io e le altre mamme abbiamo raccolto dei soldi. Ma i suoi soldi li ha messi sta stronza con quello che abbiamo pagato. Quindi ecco qua un portapenne. Un portapenne? Un portapenne? Abbiamo pagato 50 euro a testa per fare sto regalo di merda. Alle prof ha regalato un portapenne delle palle e lei si è tenuta gli altri soldi per comprarsi la borsa di Gucci. Sta stronza. Ciao professoresse, vedo bella in forma oggi, eh? Grazie. Ma che bei capelli, che bella tinta. Sa che sembra più giovane? Le darei 50 anni. Ne ho 45. Cazzo, ma stavo scherzando. Sembra una ventenne. Sappia che non darò un voto più alto a sua figlia. Beh, sa che c'è? Diagliene, le do 70. A vecchiaccia. Ma posso sempre darlo più basso? No. Buongiorno maestre, saluta anche tu. Buongiorno. Allora signora, ha detto a sua figlia in cosa migliorare? Ma certo che gliel'ho detto. Allora Eleonora, devi studiare perché sennò poi le prof rompono le palle. No! Signora, mi spiace ma a suo figlio ho proprio dovuto mettere 4 perché guarda caso le saltava la connessione proprio quando doveva essere interrogata. Cosa? Vede che non la sento nemmeno io? Signora, sua figlia finché eravamo in DAD prendeva tutti i 10. Adesso che è tornata in presenza prende sempre 4. Non è che l'aiutava lei da casa? Aiutino! Ma che? Dobbiamo inventarci un nuovo modo per farti copiare a scuola. Mi scusi maestra, ma perché sulla pagina di mia figlia non ci sono i voti, ma i giudizi tipo avanzato? Avanzato cosa? Del cibo nel frigo? Abbiamo un po' di parmigiana! Ciao a tutti team Olivieri, io sono Eleonora e queste erano tipi di mamme ai colloqui con le professoresse in DAD. Non so se sarà questo il titolo, vabbè facciamo finta che lo sia in questo momento. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto fatemi sapere come si comportano le vostre mamme alle riunioni con i professori. Mia madre neanche ci andava. Comunque se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!